Sono 9.282 gli studenti che quotidianamente si recano negli istituti scolastici della provincia di Taranto. Le norme anti-Covid hanno contratto la capienza massima dei mezzi di trasporto. In previsione della riapertura delle scuole a partire dal 7 gennaio prossimo, Prefettura e Provincia di Taranto, tra i provvedimenti previsti per prevenire il contagio, hanno disposto il differente orario di ingresso ed uscita delle scuole secondarie di secondo grado, 7.45, 9.15. Su questo tema ci sarà una riunione con il presidente dell'ufficio scolastico provinciale per avere l'adesione di tutti gli istituti scolastici del territorio. Per quanto riguarda invece il potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, cosa si sta facendo? C'è lo sforzamento degli ingressi, quindi la riduzione di fatto delle persone che si muovono, con una riorganizzazione anche delle tratte e delle società che soprattutto si occupano di trasporto extraurbano, ci daranno comunque la possibilità di assicurare il trasporto da e per le scuole. E ovvio che non sarà quello ottimale, chiaramente, perché comunque c'è un disavanzo di mezzi di trasporto che potrà essere colmato successivamente grazie alle risorse che arriveranno dal Ministero, che sono già state disposte come anticipo. L'amministrazione comunale intanto si prepara ad incrementare il servizio di corso urbano dedicato agli studenti. AMAT sta predisponendo un piano per la circolazione di altri 20 autobus e un numero di autisti che varia dai 20 ai 30.